Ciao, io sono Stefano di AdMaiora e sono una delle guide di Cosmos e oggi voglio parlarvi di esploratori, ma lo faremo in un modo un po' diverso dal solito. Non parleremo degli esploratori classici, ma di esploratori preistorici. Cosa vi viene in mente se dico esploratori? Qualche europeo che qualche secolo fa andava in giro a conoscere com'era fatto il mondo, magari in Asia, in America o in Africa. Ecco, questo avveniva anche nella preistoria, ma alla rovescia. Il continente da cui tutto parte, infatti, è l'Africa, e da lì sono partiti gli esploratori che hanno colonizzato il mondo. Di chi sto parlando? Ovviamente degli antenati degli esseri umani, gli ominidi. L'Africa quindi è il cuore, è dove è nata la nostra storia. Come lo sappiamo fondamentalmente da due cose. Da una parte lo studio del DNA, abbiamo scoperto che i DNA più antichi sono tutti africani. E dall'altra anche dallo studio dei fossili. Infatti i fossili più antichi per quanto riguarda gli esseri umani sono proprio di questo continente, vengono dall'Africa. I più antichi li possiamo datare intorno a 6-7 milioni di anni fa, mentre al di fuori dell'Africa i fossili più antichi valgono al massimo a 2 milioni di anni fa. Quindi la nostra storia parte in Africa. E come vedremo in più ondate, questi esploratori africani sono andati in giro per vedere come era fatto il mondo. Hanno fatto la strada opposta degli esploratori dell'Ottocento. La prima volta che questo succede è appunto intorno a 2 milioni di anni fa e la specie di cui stiamo parlando è Homo ergaster, che letteralmente vuol dire l'uomo lavoratore. Questa forma umana, questa specie, compare in Africa e intorno a 1,9-2 milioni di anni fa esce dall'Africa e va a colonizzare tutto quello che era il vecchio mondo, quindi dal Portogallo alla Cina all'Indonesia. Hanno trovato fossili di questa specie addirittura fino a Giava. Quindi un grande esploratore. Come faceva a percorrere queste distanze? Ecco, non immaginatevi che un singolo ominide parte dall'Africa e arriva fino a Giava. No, stiamo parlando piano piano di espansioni di popolazioni. Generazione dopo generazione questi individui sono riusciti a vivere in tutto questo, in questa parte di mondo. Quindi il primo grande esploratore è Homo ergaster. La seconda uscita dall'Africa avviene 1 milione di anni dopo, quindi intorno a 800.000 anni fa, e il protagonista questa volta si chiama Homo heidelbergensis, che è un nome molto complicato. È una specie che compare in Africa, appunto, e ripercorre le stesse strade che 1 milione di anni prima avevano fatto i suoi antenati. Quindi di nuovo uscendo dall'Africa, dalla parte orientale, quindi quello che è oggi l'Egitto, la penisola del Sinai, Israele, esce dall'Africa e troviamo fossili di questa forma in Europa, in Germania, fino in Inghilterra e dall'altra parte in Cina e fino in Indonesia. Quindi la seconda uscita. La terza uscita è quella che ci riguarda più da vicino. Homo sapiens. Di nuovo, anche noi come specie compariamo in Africa intorno a 300.000 anni fa, per circa 200.000 anni più o meno ce ne stiamo belli belli nel nostro continente africano e dopodiché usciamo. E questa volta la nostra ondata sarà dirompente, riusciremo a colonizzare tutto il pianeta, saremo infatti i primi per esempio ad arrivare nelle Americhe, passando da nord, passando dall'Alaska, saremo i primi chiaramente in tempi molto più recenti ad arrivare in tutte le isole dell'Oceania e addirittura ai poli. E soprattutto questa nuova specie, questa nuova ondata sarà invasiva, fondamentalmente rincontreremo i nostri cugini che erano sparpagliati in giro per il mondo, ad esempio i Neanderthal, e faremo piazza pulita. Rimarremo da soli, come spesso fa la nostra specie, ovunque arriva, fa appunto tabula rasa. Quindi sono state più di una, almeno tre, le ondate, le uscite dall'Africa, un po' come se questo continente fosse stato un cuore pulsante che in diversi periodi della storia della Terra ha riattirato e rimandato fuori queste specie umane. Quindi i primi grandi esploratori sono stati africani e sono stati loro a esplorare tutto il mondo. Ciao a tutti, alla prossima!